E allora ancora buon anno, ma anche buona Befana, benvenuti a questa puntata speciale di Match, una puntata dedicata proprio alla Befana dello sport, evento che come avrete sentito in questi ultimi giorni si tiene anche se in versione diversa, versione anomala, ma una versione nuova e particolare per quest'annata che cercherà di non far rimpiangere quella abituale. Avremo tanti ospiti, soprattutto avrò con me, a dire vero, non tanto una valletta, quanto un valletto che però so che si è anche rapportato spesso con la Befana in questi giorni, Mirko Rimessi. Ciao Mirko. Ciao Nicola e grazie. Buon pomeriggio intanto Mirko, benvenuto. Allora Mirko, spieghiamo subito che cosa succede oggi. Oggi è una puntata particolare di Match che ospita la Befana dello sport. Che cosa succede? Qual è il senso della Befana di quest'anno? Il senso della Befana, Nicola, è che quest'anno non si poteva trovarsi tutti insieme al Palazzetto dello Sport per la grande festa della Befana. È stato un appuntamento fisso dal 1990 fino a quest'anno, ma come abbiamo imparato dei termini nuovi, alcuni presi dall'inglese, abbiamo dovuto fare qualcosa di diverso. Infatti abbiamo preso il delivery, la Befana è andata direttamente nella casa degli sportivi e è andata a trovare le sue società sportive, qualcuna le ha scritto perché i tempi erano quelli che erano, zone rosse, zone arancioni, non è che si poteva girare, non è che la Befana avesse un permesso proprio speciale, vero? Ma è andata a trovare le sue società sportive e quindi anche quest'anno porta il saluto degli sportivi per iniziare il nuovo anno in festa. Ecco, allora, avremo tanti ospiti, come dicevamo, ma intanto l'ospite fissa, chi ci accompagnerà, non poteva che non essere Luciana Pareschi, a cui do il bentornato in qualità di organizzatrice della Befana. Benvenuta e ancora buon anno a questo punto. Ci eravamo fatti gli auguri di Natale, ce li rinnoviamo certo, adesso. Grazie infinite, con grande piacere sono presente, sarò presente tutto il pomeriggio, quindi avrò tanto tempo per parlare. Ecco, però so che a ogni blocco avremo un ospite e qui cominciamo subito da, insomma, parliamo di sport, non potevamo che non avere l'ospite principale, l'assessore allo sport certo. Del Comune di Ferrara, Andrea Maggi, benvenuto e anche in questo caso buon anno. Buon anno anche a voi e buon anno a tutti i nostri telespettatori. Ecco, allora io comincerei subito un breve discorso introduttivo. Che significato ha la Befana dello sport più che mai in quest'annata? Beh, più che mai in quest'annata la Befana dello sport è e vuole essere un segnale di ripresa e di speranza, di fare le cose comunque e di farle nel modo migliore. La Befana ha sempre, come dire, un alone di fantasia, di magia, e la magia di quest'anno credo che sia proprio quella di essere riusciti a portare in porto una manifestazione come questa pur nelle difficoltà attuali. Quindi un complimento davvero a tutti gli organizzatori, all'organizzatrice, perché non è stato facile, ma credo che il risultato sia comunque molto valido. Allora, come saprete, come insomma tutti quelli che hanno visto la Befana dello sport almeno una volta, sanno che il vero Befanone in realtà non è con noi perché è a Frosinone oggi. Lo chiamiamo Luciana, dici che ci sia? Dai, sì, proviamo. Sentiamo se c'è Alessandro Sovrani. Sandro! Ciao, buonasera. Ciao Sandro. A tutti in bocca al lupo. Mettiti la mascherina a posto. Eccoci qua. Partiamo dai complimenti, perché ve ne accorgerete poi cammin facendo il lavoro che è stato costruito in questo periodo da tutto il gruppo, ma soprattutto da Mirko Rimessi, che durante le vacanze natalizie e di fine e inizio anno non si è fermato un istante. Ed è doveroso sottolineare il suo impegno e ha sottratto tante ore anche alla famiglia, ma ha voluto assolutamente cercare di proporre per il pomeriggio odierno un prodotto degno di ciò che è successo per 30 anni al Palasport e che noi ci auguriamo di poter riproporre anche nel gennaio 2022. A me non resta che augurare un sincero in bocca al lupo sportivamente parlando a tutte le società del territorio e non solo ovviamente, ma un pensiero, qui chiamerei in causa proprio l'assessore Andrea Maggi e Luciana Pareschi, perché è stato un anno difficile, impegnativo e ci sono ancora tanti problemi che a cui dovranno far fronte le società, in particolare quelle legate al mondo dilettantistico e tutte le discipline sportive, ma non solo, anche al mondo amatoriale. Il lockdown ha penalizzato i simpatizzanti dello sport, ha penalizzato i tifosi, ma ha penalizzato in particolar modo
le varie dirigenze delle società sportive, quei gruppi, quelle persone che si sono sempre impegnate con, mettendo a disposizione il loro tempo ma anche le loro risorse. Nel 2020 purtroppo hanno dovuto far fronte a questa pandemia con tantissimi problemi, quindi l'augurio, la speranza è che si possa riaprire tutta l'impiantistica mondiale per dar spazio in particolar modo agli appassionati, per dar spazio ai dilettanti, per dar spazio all'attività agonistica e non solo degli amatori, ma soprattutto per poter riportare i più piccolini, i bambini nelle palestre. Questo è l'augurio che personalmente faccio a tutto lo sport di casa nostra, con la speranza logicamente che finalmente tra qualche mese ci si possa riabbracciare tutti all'insegna dello sport, possono essere riaperti gli impianti anche per gli sportivi, per coloro i quali amano seguire, amano incitare i loro beniamini. Ragazzi, in bocca al lupo intanto per questa edizione 2021 della Befana dello Sport, e ancora grazie per tutto quello che avete fatto, in particolar modo Mirko Rimessi, ma anche vedrete l'impegno di tutte le società nel corso di questo periodo. Noi vi salutiamo da Frosinone, nulla dico, buon 2021. Grazie Sandro. Grazie. Allora, ovviamente buona spalla ovviamente anche per Alessandro Sovrani. Allora Mirko, io so che l'assessore Maggi ci ha portato una sorpresa. Eh sì, perché la Befana questa edizione si è fatta sentire, ha avuto parecchio eco, quindi l'assessore è riuscito anche a portarsi proprio una piccola chicca. Sì, come saprete l'antivigilia di Natale abbiamo organizzato uno spettacolo proprio per fare gli auguri a tutti i ferraresi, con un cantante importante, Francesco Gabbani, che appena ha saputo della nostra manifestazione ci ha voluto lasciare un suo ricordo per questa manifestazione. Quindi abbiamo Gabbani qui a Telestense, vabbè, virtualmente, insomma, con un messaggio. È stato a Ferrara e ha saputo di questa manifestazione e ci ha voluto lasciare un saluto molto simpaticamente. Allora lo vediamo e poi lo commentiamo.